Gob. Tutto fatto chi è? Tarek Produca. Double Vegas. Sì, Tarek Produca. Sì. No, no. Non è te ricevo? Dico subito così mi mandi subito a far culo. Davide! 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 Te lo chiedo così elabori il dato. Te lo chiedo così elabori il dato. Eventualmente domani, domani abbiamo una maschile ma non c'è Cinci. A che ora? E domani è prima, domani è alle 9. Alle, scusami, alle 19. Nell'orario, capito? Fammi regolare come sono domani mattina. Domattina ti dico qualcosa. Ripeto, a me anche se qui alle 18.58 va benissimo. Perché non so che ora sono l'ultimo ascolto del fornitore. Vabbè, poi se hai lavoro è lavoro. No, lavoro, adesso lavoro. Tanto perché non aprono le palestre non posso fare niente, lavoro. Però magari qualcuno più ci va. Sono le pari posto. La camera è già a posto, eh? È già a posto quando inizia. Rec, sì, regista perché... No parolacce, no bestemmi, no urli. Cioè, se vuoi. Voglio dire, qualche mia bestemmia è andata in qualche diretta, però peggio, fa niente. La diretta che ho visto domenica quando hanno giocato la Emilia. Mamma mia. C'era sotto. Oh. Il commento finale quando Sasha stava litigando e qualcuno ha detto che qualcosina di brutto. Cioè, aspetta, guarda io cosa ho fatto. Peggio di quelle non so se le ho viste, lo sentite. Ma i commenti sotto li hai letti? No, non li ho letti. Io ero così. Col marito. Sì, non si vedeva un cazzo perché era a girarsi. C'è lo scanno. Lui mi ha mandato la foto così, poi ho detto che secondo me non la stavo guardando. Mi sono collegato, ho iniziato a leggere i commenti sotto. C'erano 200 commenti, girate a telecamera. A un certo punto uno si rotti i coglioni e gli fa: girate in palazzetto! Girate in palazzetto! O girati te, fai quel cazzo. Ha girato in palazzetto, sono morto, cazzo. Ma io sono messo il commento finale e ho detto: ascolta, la prossima volta la telecamera fatela fare un butto, però perché. Il ragazzino veramente. Guarda, 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 guarda come un riccio, però. Guarda come un riccio. Godo come un riccio, se lasci, se lasci tutto così ti mando live tra 5 minuti. Bene.
Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, bentrovati. Bentornati. Ciao Luca. Questa settimana Tour de Force, siamo a quarta partita in 10 giorni, non ci facciamo mancare nulla. Ennesimo recupero, quindi questa sera sono di scena le nostre ragazze per il recupero contro l'Embo Lerice e quindi vedremo la partita di Serie A Beretta che non si è disputata in quel di novembre, la recupereremo questa sera. Recupero dell'undicesima giornata. Le squadre sono pronte in campo, vediamo anche la coppia arbitrale, signori Matteo Corioni e Pierluigi Falvo, pronti a dare inizio al match, i due capitani ben in casa e Cobianchi, ultimi dettagli sul pallone da utilizzare per questa partita, viene scelto il pallone di gara e l'eventuale pallone di scorta, tutto pronto, ultimi richiami, le squadre sono per entrare in campo. Ed eccoci qua, lo squadra in campo. Io intanto approfitto di questi ultimi istanti in più del match per ringraziare ovviamente tutta la banda, la crew presente questa sera qui a Palazzetto Tacca, a cominciare dal ormai onnipresente tecnico della telecamera Davide Milan, tecnico con i tastini qua al nostro fianco Davide Bianchi. Ha detto Bianchi. Che tastini però non va bene. E appunto, perché dico il tecnico dei tastini, volutamente ho usato questo termine. Qua al mio fianco avete già sentito la sua voce tonante, profonda. Cristiano Baggion. E ovviamente il mitico impareggiabile Luca Basile. Buonasera, bentrovati qui al Palatacca di Cassano Magnago. Le squadre si sono raccolte per il grido di battaglia, quindi tutto pronto quasi per cominciare. E dunque a brevissimo, intanto si sentono già gli urli, il cambio, lo scambio dei cinque. Si stanno preparando, gli arbitri hanno sistemato gli auricolari, quindi direi che ci siamo quasi. È ci tutto siamo pronto. Quasi. Abbiamo detto il recupero di un'undicesima giornata di andata che non si è disputata a novembre per i noti problemi Covid. In questa settimana, settimana scorsa, un po' di recuperi. Diamo già subito l'appuntamento anche per domani sera, quando a scendere in campo saranno i maschietti, quindi il recupero in questo caso della Serie A Beretta maschile con il Cassano che ospiterà il Bolzano, quindi altro match importantissimo e di prestigio. Eh sì, indubbiamente con il tema dei recuperi da una parte per le squadre insomma è un bel tour de force, per noi che amiamo la pallamano significa poter godere esatto, di partite di alto livello. Due mesi di sofferenza perché non avevamo partite da raccontare, adesso le stiamo recuperando abbondantemente, quindi scorpacciate di pallamano qua dal Tacca. E ricordiamo, andiamo a leggere velocemente la classifica, intanto le squadre stanno preparandosi in campo, quindi attualmente abbiamo Salerno in vetta con 26 punti, Oderzo 24, Bixen 23, Erice quarta posizione 20 punti, Mestrino 16, Pontigna 15, Ferrara e Guerrieri Malo 14, Cassano 8, Leno 7, Nuoro e Cingoli 4, Padova 3, quindi purtroppo ahimè l'accesso alle Final 8 di, anzi scusate, in questo caso è la Final 6 di Coppa Italia per le nostre ragazze, ormai è precluso, la matematica ci è contro, però insomma pur avendo di fronte una compagine sicuramente di alto livello, le nostre ragazze speriamo riescano a mettere in difficoltà e perché no, magari a strappare uno o addirittura due punticini, noi ci auguriamo. Staremo a vedere, intanto è il fischio d'inizio ed è proprio Cassano che inizia questa azione d'attacco, la prima azione d'attacco del match. Intanto si organizza il gioco, scambio di convenevoli tra i giocatori in campo, giro di palla che è iniziato Ferrazzi, Lisa Ponti riceve Rebecca, nulla di fatto, 9 metri su Michela Cobianchi, intanto Eva Broggi rimette la palla in gioco. Fraseggio intanto tra terzino, centrale. Pontico Bianchi e Ferrazzi. Si accentra Ferrazzi. La linea dei terzini con Eva Boggi pivot. Alli abbiamo visto Rebecca Romualdi a sinistra, mi sembra la sagoma, sì, è Sara Zanellini. Passaggio purtroppo fuori misura per il terzino del Cassano. Nulla di fatto, si torna in difesa con Erice che inizia la sua azione offensiva. Erice che schiera Raic, terzino sinistro, Perasic, terzino destro e in posizione centrale è arrivata adesso col numero 10.
se guardo l'elenco del Cassano non la vedo, Daniela Natale. Questa è la batteria dei terzini, poi andiamo a recuperare anche giocatrice che sono gli altri ruoli. Tutto ben eseguito da parte dell'Erice a liberare il terzino che si trova su 6 metri, scaglia la palla in porta e proprio realizza la prima il numero rete. 10 Natale Daniela Cobianchi realizza la prima rete, a cui risponde Michela Cobianchi, nostro capitano. Risponde subito Cobianchi, 1-1, 1 minuto e 41 secondi. Primi minuti di studio tra le due formazioni, difesa 5-1 piuttosto alta da parte del Cassano, girano le palla le ragazze fuori sui 12 metri, preparano l'azione, tanto doppio pivot per l'Erice, arriva da fuori con tiro appoggio sulla traversa, scheggia la traversa, questa volta aiutato dai pali, nulla di fatto per l'Erice. Parte Cassano, Ferrazzi riceve e prova da fuori. Interviene, prima parata per portiere dell'Erice, siamo difensore con numero 22, Modernel. Nulla di fatto, ancora Erice che attacca. Buono il suggerimento per l'ala che va, ma trova Minizza del Cassano tra i pali della porta del Cassano che con la mano. Tentativo dall'ala di Micaschi, però è intervenuta la nostra portierona Milica Milosevic. Quindi si mette subito in mostra, adesso vedremo le prossime parate. Nel frattempo Cassano che attacca, Lisa Ponti al centro, arriva Cobianchi, Ferrazzi, finta il passaggio al pivot, l'ala. Arriva Romualdi ma un pelino in ritardo, quindi si vanifica il vantaggio accumulato, poi prova Cobianchi in doppio appoggio, ma stoppata la difesa, contropiede, ma la più lesta di tutte a tornare in difesa è proprio Romualdi. Con questa intensità diventa difficile riuscire a commentare tutto, troppo veloce, com'è nello stile della pallamano giocati per veloce, super moderna, almeno nella versione moderna della pallamano, ribaltamenti di fronti velocissimi. Intanto Cassano rallenta e va a organizzare, se va a doppio pivot Zanellini, poi ci ripensa, torna all'ala. Poteva, buono il passaggio per Zanellini, bello la conclusione, va a realizzare la nostra Saretta dall'ala, bel gol, 2-1, 3 minuti 44 secondi. Erice che si organizza adesso, Merano schema. Tanto 5-1 difeso per il Cassano, mentre abbiamo visto la l'Erice difendere in 6-0 in queste prime fasi del match. Beh sì, sicuramente sono due difese adatte rispetto alle fisicità in campo, proprio perché Cassano, altra bella parata di Milica, Milica nuovamente protagonista, è un contropiede questo lungo, palla per Rebecca, vediamo se riesce a trattenerla, l'arbitro dice che la palla è uscita, quindi nulla di fatto, peccato. Buona difesa del Cassano però in queste prime frangenti, stiamo riuscendo a contenere ancora Milica. Anche merito a già dei bei interventi di Milica, segniamo almeno due belle crocette, perché ne ha fatte anche di più, ma notevoli, diciamo, degne di nota, consideriamo le due per ora. Arriva la palla all'ala che con va ben in spazio casa, limitatissimo sul primo palo, ma ancora Milica rimane sul pezzo, prova a lanciare il contropiede, ma ha capito tutto Modernella, esce dalla sua area stando attenta a non andare contro gli avversari, fallo, quindi certo, recupera il pallone. Sono sempre operazioni abbastanza pericolose quelle di uscire, diciamo, in questa che con il nuovo regolamento attuato da un paio d'anni, contatto del portiere fuori dall'area sul giocatore in contropiede, che quindi è una visuale, viene sempre punito con il rosso diretto, quindi i portieri quando escono devono stare attenti, molto, molto attenti, essere sicuri di essere nettamente in vantaggio. In questo caso era pulitissimo l'intervento, ha anticipato benissimo il pallone, attenzione, entra, commette sfondo o passi? Sì, all'ultimo momento ha tentato di scaricare il pivot, ma era già andata a sbattere contro la nostra giocatrice, quindi fallo in attacco, Michela Cobianchi. E anche lei in fazione di passa, ha cercato un pivot, non l'ha trovato, ha appoggiato un piede a terra di troppo. Brava la difesa a mettersi davanti a Eva Brogi. Palla recuperata da Lisa Ponti. Sì, diciamo qualche pallone di troppo perso da entrambe le squadre. Buona difesa del Cassano fino adesso, però è mancato il trasformare in primo o seconde fasi. Sì, stanno riuscendo a dare molta intensità rispetto al giro di palla dell'avversario, questa difesa profonda, e in effetti Erice sta trovando qualche difficoltà. Sì. E poi dall'altra parte, quando invece riesce ad andare a tirare, al momento c'è una ottima Milica che fa il resto, diciamo così.
chiaro che questione di fisicità pura, sicuramente Leric ha un vantaggio in centimetri e quindi può sfruttare al meglio appunto questa difesa 6-0. Per noi c'è qualche necessità di invece di giocare difese più aggressive, che come contro rovescio della medaglia lascia più spazio al pivot. Ne ha approfittata la bravissima Antonella Coppola per realizzare la sua prima rete, seconda di squadra. Coppola sulla seconda stagione a Erice, Povinienzo, dove ha giocato per una vita, ovviamente Salerno. Due pari il punteggio, 6 minuti e 40 secondi, corre il tempo. Tanto è Cassano che attacca, Lisa Ponti, Ferrazzi, arriva Cobianchi, si infila bello nella uno difesa. Contro uno e si guadagna un 7 metri. Vediamo se ci saranno anche sanzioni, per ora no. Quindi no. Solo tiro di punizione dei 7 metri, però nulla di fatto a carico dei difensori. Va Rebecca Romualdi al tiro dai 7 metri. Tutto pronto, fischia l'arbitro, finta. Parata, recuperata però parata da di Modernel Ferrazzi. Quindi crocetta anche per lei, perché questo è un bel intervento. Beh, certo, sul tiro dai 7 è sempre un qualcosa in più. Sì, quando diciamo come in altri sport, diciamo, l'errore dei 7 metri è sempre più colpa del tiratore come percentuale, però insomma Modernel ci ha messo anche del suo. Lisa Ponti, ancora con Bianchi, prova il cambio Romualdi, direzione. Questa volta c'è l'angolo di tiro, ma ancora Modernel, copre bene il primo palo, non riesce ad allargare sul secondo Rebecca, quindi rimaniamo sul 2-2. Si riporta l'altro posto Raic per Natale, finta, cambio direzione per Benincasa, ma non c'è spazio. Perasic, bello il giro di palla dell'Erice a dare velocità, poi ultimo passaggio sprecato, momento in cui si era creata la superiorità numerica sull'altro lato, quindi deve ricominciare tutto da capo, tutto fermo. Sicuramente è la giusta strategia per far muovere la difesa e trovare gli spazi per inserirsi, come già successo in un paio di occasioni con il pivot che poi si è trovato l'uomo che si è inserito sui 6 metri. Passaggio per il pivot, riceve nonostante la difesa, attenzione, passivo 9 metri per Erice. Rimaniamo in attacco, però hai 5 passaggi ancora a disposizione Erice. Povaraic, penetrazione, Natale in sottomano, ancora Milosevic e poi portieri protagonisti davvero. Sulla respinta, seconda fase a Cassano, Cobianchi, uno contro uno, scarico per l'ala e non c'è più spazio, deve fermarsi. La palla non era fermo, si schiera a difesa. Non era utile, purtroppo ha perso il tempo, non ha guadagnato sufficiente spazio per andare a tirare, ha preferito tornare aveva indietro. Aveva tirato anche più il difensore, ma non in maniera netta, quando la palla è arrivata a Rebecca, si è resa conto che non c'era la chiara occasione per andare a tiro, ha preferito. Buono Lisa Ponti, prova Lisa. 9 metri. Prova un tiro incrociato a cercare il secondo palo, però nel frattempo è stata anche spinta via dall'avversario, quindi si riprenderà con un 9 metri. Eva Brogi, 9 metri battuto, si riprende con il giro di palla Sofia. 9 minuti trascorsi, Lisa. Siamo sempre sul due pari, da un po' che non si segna, c'è stato quel avvio bruciante con una botta e risposta, poi le squadre sono alla ricerca della conclusione. Ponti per Cobianchi, cambio direzione, ancora riesce Ponti, entrare, forse no. Grande lavoro della difesa dell'Erice, perché stanno coprendo tutto. Ed intanto è proprio Coppola che prende una prima sanzione arbitrale. Cartellino giallo a carico di Antonella Coppola. Non mi hanno indicato il capitano, quindi non credo che sia già Antonella, se era sicuramente il capitano che gioca in Salerno, non so chi sia il capitano dell'Erice, non c'è segnato il suo foglio gara, quindi magari chiederemo nell'intervallo. Attenzione passivo intanto per il Cassano. Secondo pivot Zanellini, palla, no, Ponti, riesce a tenere, va ancora va l'ultimo Michela, passaggio di posizione per Michela, prova una conclusione, ormai era scordinata, attento ugualmente il tiro, ma il tiro riesce abbastanza potente ma centrale e riesce a opporsi Modernel Agustina. E quindi nulla di fatto, ancora 2-2, effettivamente ancora fermo punteggio, vediamo se riuscirà a sbloccare Erice. Partecipa al gioco anche pivot, proprio lei cerca l'uno contro uno, viene fermata da Ferrazzi, 9 metri. Attenzione, brava il tiro da fuori, invece insiste e alla fine riesce. Con Perasic va a realizzare numero 68. E sblocca questo periodo che durava da di qualche secca. Minuto. Questo periodo di secca. Finisce qui, 11 minuti del primo tempo, 2-3, il punteggio conduce Erice di una lunghezza su Cassano,
Sanlo però che attacca, opportunità di ristabilire subito la parità. No, per ora buono l'approccio al match delle nostre ragazze. Abbiamo sentito l'intervista dopo la gara scorsa di Milanovic, non era contentissimo dell'approccio con cui hanno affrontato Brixen. Pasticcia Ferrazzi. Quantomeno oggi, ancora una volta al cospetto con una formazione in avanti in classifica. Milica. Ottimo l'appoggio. Attenzione, altra X per Milica, che però pare si sia fatta male. Sembra avere qualche problemino al polso gomito. Sì. Comunque andiamo a dargli una bella crociona. Dicevamo, seppur al cospetto della quarta in classifica, molti più punti di noi in classifica, però per ora le nostre ragazze, quantomeno nell'approccio mentale al match, mi sembrano decisamente meglio rispetto all'ultima uscita di pochi giorni fa, sempre qua al palazzetto contro Brixen. Intanto è entrata Jovovic al posto di Sofia Ferrazzi. Sì, primo turnover per Milanovic, recupera brava palla Michela, con Bianchi dopo Michela. Un intervento difensivo che sembrava avergli strappato, quindi rimaniamo in avanti. Deve uscire dai 9 ovviamente Evan per poter riprendere il gioco. Si riprende Jovovic, prova a infilarsi, tira da fuori, il tiro non è forte ma si sposta in modo preciso e con i tempi giusti il portiere dell'Erice, quindi nulla di fatto, ancora 2-3 punteggio. Difesa molto chiusa, quando arriviamo al tiro o abbiamo buon angolo ma non riusciamo a dare forza perché contrastate dall'avversario, oppure tiriamo un po' da fuori, quindi superando la difesa ma non si riesce ad angolare precisamente i tiri. Quindi per ora Modernel sta facendo un ottimo lavoro, coadiuvata dalla collaborazione dei suoi difensori. Prova da fuori Perisic, questa volta nulla da fare, non trova posizione. Grande gesto atletico dai 9 metri. Va a piazzare il tiro, preciso sui 7. Jovovic uno contro uno, Ponti, palleggio, scarica Broggi ma viene fermata senza fallo, dice l'arbitro, quindi tentativo di contropiede, poi per la sua fortuna sbaglia il passaggio Coppola, ancora possibilità per il pivot ma viene beccata in invasione la nostra Eva, quindi nulla di fatto, attenzione Rai, c'è già dalla parte opposta e va, e questa volta trova il varco con tiro schiacciato Ekaterina Mikalski. Quindi 5 minuti senza reti, poi in 3 minuti 3 reti, pronti via. 3-0 il parziale di Erice nei confronti della Cassano. Sta mettendo a frutto la sua maggiore esperienza. Guardiamo Erice, neopromossa, ma sicuramente una campagna acquisto importante. Quindi il rooster di tutto rispetto a conferma del quarto posto attuale. Zanellini, Jovovic, Romualdi, Cobianchi, 9 metri. Si lamentano nel quadrato coach Milanovic, chiedeva di dare continuità al gioco, di non fermarsi, andare uno contro uno ogni pallone, ma di far correre, far stancare i difensori avversari per trovare il varco dopo un bel giro di palla. Ancora Bianchi, questa volta palla arriva Zanellini, ottimo. Buono Zanellini, però aveva ragione il coach perché sono bastati 3 passaggi in velocità come da manuale. E arriva ancora seconda rete per la nostra Sara dall'ala sinistra, 3-5 punteggio. 14 minuti e 30 secondi del primo tempo, siamo già ormai alla metà della prima frazione di gioco. Coach Sassà Milanovic che ha già iniziato a fare il turno, mentre per ora il mister Gutierrez non accenna cambi. A fare i cambi, ricordiamolo. Fernando González Gutiérrez, allenatore dell'Erice, coadiuvato dalla nostra mitica Marina Pellegatti, preparatrice dei portieri. Campione di direzione. Dice, bella giocata da parte del numero 6 dell'Erice, Rajic Ana. Erice che mantiene le sue 3 lunghezze di vantaggio. Eh sì, adesso ha creato questo gap. Cassano che non è riuscito a concretizzare, al contrario di Erice che invece con un paio di contropiedi sta iniziando a trovare le chiavi per scardinare la nostra difesa, quindi dobbiamo rispondere con altrettanta veemenza e arrivare al tiro anche noi, possibilmente mandando la palla dentro il sacco. Jovovic partirà uno contro uno, poi tentativo di scarico veloce per Cobianchi ma è sbagliata la misura del passaggio, palla che si perde in fallo laterale, riparte l'Erice, attenzione potrebbe essere un momento Rajic importante. Passaggio al pivot, restituisce. E anche l'Erice quando riesce a imprimere velocità fa male.
Modernelle, grande lavoro di Eva. Attenzione perché c'è un cartellino giallo proprio per alla Eva Brogi. Alla fine si è dovuta aggrappare a bestare, quindi giusto e sacrosanto cartellino giallo, però non ha mollato il colpo, non ha permesso a Perazic di alzarsi e tirare. Riprende il giro di palla per le ragazze in maglia verde e nero. Da lì sarebbe stata mortalmente efficace. Quindi brava Eva a sacrificarsi prendendo anche un cartellino giallo. Doppio pivot, attenzione, ben in casa che taglia doppio. Natale per Coppola e ancora Milica, però tiro viene chiamata sette. Difesa in area di Boggi che è arrivata a difendere su Coppola, quindi peccato per lo sforzo di Milica che sì, comunque si guadagna un'altra croce. Io sul mio personalissimo cartellino ne ho già quattro di crocette preparate importanti. Ora però deve opporsi a Perazic, una finta e poi realizza. Si è svegliata Perazic perché il vantaggio è tutto lì, tra i reti del numero 68 Sladana Perazic è tutto lì il vantaggio attualmente di 4 reti, 3-7 il punteggio. Ancora 13 minuti da giocare in questo primo tempo, Cassano che attacca con Lisa Ponti, Jovovic restituisce a Lisa Ponti, riceve Cobianchi, di nuovo Ponti, esce Zanellini, riceve Lisa Ponti, prova a superare, viene subito fermata dalla giocatrice dell'Erice. Time out Cassano Magnago. Sasha preferisce dare istruzioni, parlare un attimino alle proprie ragazze. Sì, c'è stato questo mini break dell'Erice, quindi prima che la cosa diventi più grave preferisce dare qualche indicazione, cercare di porre rimedio. E si presenta sulla linea dei sette al numero 68 Perazic. Che? Dov'è? Ah, stavo guardando qua. Stavo commentando il replay. Il replay, esatto. Sì, vabbè, ma invece di fare così potresti anche semplicemente dire, ascolta, fai così. Abbiamo cercato di fermarti, ma rilanciati. Potresti dire, guarda, fai così, vai a casa. No, la prossima volta non facciamo finta di nulla, ti lasciamo andare. Sai perché? Perché stavo guardando esattamente un'altra, stavo pensando un'altra cosa. Nel frattempo ho visto questo che andava, ho detto nell'attesa del time out, nell'attesa del time out commento qualcos'altro, così almeno mi tengo caldo. Va bene, a parte gli scherzi, siamo tornati in campo. Ve l'ho fatta, dai. Voleva vedere se eravamo noi attenti, adesso te la sta girando così. Sai che Milan è caduto dalla risata, è caduto giù dal trespolo, guarda. Sta ancora, penso che riderà fino no, lui poverino si sarà spaventato perché inquadrava una cosa, tu ne commentavi un'altra, immagino la sua reazione. Ma lui ha detto, ma quale tiro dai sette, scusa. Va bene. Dopo questo intermezzo, dopo questa bella gag, ci diveniscono nuovi Gialampas, quindi come tali ci comportiamo facendo i fessi. Ma è bello anche quando non lo vuoi fare che ti viene lo stesso. Riprende il gioco con il Cassani in avanti. Vediamo se ci sono stati qualche sostituzione. No, non mi sembra di vedere novità né da una parte né dall'altra. Jovovic, Cobianchi. Jovovic ancora prova a forzare, arriva Lisa, trova un nuvolo di maglie verdi. Sì, però non si muovono e quindi causa sfondamento. Riparte Perazic in seconda fase, scambia con Benincasa. Attenzione, si presenta sui 9 metri. Cos'è? Ha speso un fallo Eva, questa volta buona certi tempo perché è riuscito a fermare giocatrice avversaria prima che diventasse troppo pericoloso, quindi fallo normale, si riprende con 9 metri. Tanto Zanellini lì in mezzo a cercare di sporcare le linee di passaggio. C'è Bianchi che ancora si deve riprendere da... Cioè, i Davidi sono così, eh. Attenzione Raic, finta, palla per Coppola che non se l'aspettava, ma alla fine ha guarda, litigato col pallone, non l'ha preso al primo tentativo ma solo sulla reazione dopo, però è stato sufficiente a realizzare l'ottava rete. Bella azione del Cassano e bella risposta anche qua con Michela, con Michela, il pivot, bella assist per Eva Broggi che va a marcare la sua prima rete. 4-8, sono 4 le lunghezze, Erice ha accelerato, Cassano che tenta di ricucire il gap, vediamo. Tanto non so se era già dall'inizio, però sto notando dopo il time out un cambio attacco difeso per l'Erice, quindi qualche piccola variazione c'è con numero 15 l'Italo Argentina Martinez che gioca in difesa e poi in attacco lascia posto al centrale Natale. Doppio pivot per Erice. Ancora Perazic, Natale, si allaga da parte opposta, viene trattenuta con la forza da Sara.
che è fastidiosa come una zanzara, li ha attaccata però e cede, quindi cartellino giallo anche per il numero 30 Sara Zanellini. A liberare l'ala, ma il passaggio non è preciso, forse fuori misura, no, riesce a prenderlo, non solo riesce anche a trovare lo spazio per entrare, passaggio pericolosissimo alla ala, buona l'intuizione di Benincasa che probabilmente non aveva altra alternativa, ha tentato tutto per tutto ma la parte opposta si è fatta trovare punta. Michalski, numero 40 dell'Erice, che segna questa bellissima rete dall'ala, 4-9 a 5 le lunghezze, sì, di siamo vantaggio al ventesimo e inizia a allungarsi lentamente ma inesorabilmente, 4-9 quindi più 5 in questo momento a favore della squadra siciliana. Sì, diciamo che effettivamente sono tante le difficoltà in attacco per il Cassano, che fa fatica a scardinare la difesa dell'Erice. Intanto Elisa Ponti che trova il passaggio per Michela Cobianchi, prova la giravolta spaziale, però palla c'erano passi finisce di mezzo in rete, però 9 metri, quindi dà inizialmente vantaggio ma poi su quarto passo deve fermare il gioco e si riprenderà con una rimessa dei 9 metri. Jovovic, povero, uno contro uno ancora, Ponti, fintona, ma ancora una volta bello. Modernel, grande peccato, parata di meritava, grande gesto di Lisa, ma grande risposta di Agostina Modernel. Poi la stessa Lisa, ruba palla, si ripresenta ancora davanti a Modernel e questa volta riesce a superarla. Bella azione di reazione a quanto accaduto in quella precedente, brava Lisa Ponti che rientra con i tempi giusti per rubare palla e poi involarsi in contropiede mettendo la palla alle spalle del portiere dell'Erice, quindi 5-9 ha avuto fortuna perché dopo il tiro è stata l'ultima a rientrare, non se ne sono accorti i giocatrici lì, quindi passaggio a occhi chiusi come suol dire, e c'era lì giusto Lisa. Sai che arrivava in quel momento, prendo questa palla e provo ad andare a segnare, così ha fatto. Intanto Erice continua con la sua azione. Raic ancora su Zanellini, Natale stoppata, ancora Miciacci, questo ripallo era un ripallo fortunato ma il tiro non altrettanto. Siamo sfruttato al meglio ancora una volta il rimpallo, però questa volta non riesce a montare la palla all'angolino. Attenzione, tiro dai 7, allora, spinta su Eva Broggi. Sì, esatto, tiro di Cobianchi da fuori, ancora una parata di Modernel, poi sulla respinta la più veloce è stata Eva, però nel frattempo veniva anche spintonata da dietro, quindi tiro dai 7 metri che si appresta a battere Michela Cobianchi. Va di prima intenzione, fil di palo, 6-9, sembra voler reagire il Cassano e questo fa piacere anche per la spettacolarità ovviamente della partita. 6-9, 22 minuti e 20 secondi giocati, seconda rete per il capitano, questa volta dai 7 metri. Sempre forse Zanellini, per evitare nuovamente che mi capiti è meglio che spenga il tablet, non vorrei io sono capace di tornare indietro nel tempo. Dobbiamo metterti una scritta grossa qua con un adesivo replay. live attenzione, Agic va, passaggio per il pivot, non riceve, palla che arriva a Eva Broggi, riparte Ferrazzi che voleva trovare la compagna. C'era il passaggio, Romualdi. Era libera in quella posizione Romualdi, ma la palla un pelino troppo, più che, la palla era peggio perché è sulle mani, ma un po' troppo forte, quindi gli è scappata via, non è riuscita a trattenerla, peccato. Ed ora mister Gonzales chiama il suo primo time out. Quindi anche lui ha visto la sua squadra che dopo quella fiammata che ha permesso di allungare il punteggio, nelle ultime 2-3 azioni ha avuto difficoltà a superare la nostra difesa, quindi anche lui preferisce non indugiare oltre, dice ciao, ci parliamo un po' su perché queste ultime 2 azioni non mi sono piaciute, è meglio correggere subito senza aspettare troppo. Ma altrettanto fa Sasha, perché indubbiamente anche lui ha cose da dire alle proprie giocatrici, visto questa lungo del più 5 di Erice nei confronti del Cassano, poi reazione con anche un bel contropiede di Lisa Ponti che aveva sbagliato nell'azione precedente, poi lesta quatta è riuscita a rubare palla con un rientro ritardato, diciamo così. Va bene, time out è già finito, 23 minuti giocati oramai in questo primo tempo, 7 minuti da giocare. Continuiamo a vedere lo stesso starting seven per quanto riguarda Erice, mentre per il Cassano è rientrata Sofia Ferrazzi, quindi per ora per il Cassano solo staffetta con tra Ferrazzi e Jovovic, per il resto invariate le altre 13 giocatrici rispetto all'inizio del match.
riprende Lerice. Tanto è stato chiamato lo schema, l'ala in croce va a posizionarsi come secondo pivot. Natale per Miciaschi, deve risalire ancora Natale. Prova da fuori, ma ancora Milica. Una volta Milica si fa trovare il ponte. Brava Rebecca, bravissima sulla respinta. E non era facile perché aria non atterrare poi in aria non era facilissimo. Molto brava Rebecca Romualdi a recuperare questa palla, direi molto guarda, importante. La staffetta Ferrazzi-Jovic è diventato un cambio attacco e difesa, quindi non era una scelta definitiva, ma ho trovato 10 minuti uno, 5 minuti l'altro ed ora ci alterniamo attacco e difesa. Quindi questa è la tattica messa in campo da coach Milanovic. Oh, guarda che proprio... No, nulla di fatto, nulla di fatto. Sembrava, sì esatto, quindi mi è fischiata aria, ma la palla era anche incocciata sul palo, quindi in ogni caso... Peccato, poteva essere meno 2, invece Erice che si ritrova con l'opportunità di allungare di nuovo più 4... Tanto organizzano con calma l'azione, dato il vantaggio, giustamente. 24 minuti e 20 secondi, tanto continua a correre il tempo. Sicuramente Cassano che tenta di chiudere questa prima frazione con il minor gap possibile. Tanto esce il pivot, cambia. Arriva Natale. Attenzione, Perazzicce da fuori, tiro non può inserire, non è potente. Gestisce Milosevic, poi prova a spingere la seconda fase, ma bisogna riconoscere le Erice stanno tornando molto bene in difesa quando gli è capitato di perdere palla, quindi complimenti a loro, probabilmente hanno studiato la tattica che sanno giocare in velocità, quindi sì, sono preparate su questa cosa e per ora non hanno lasciato spazio a molti tentativi di contropiede alle nostre ragazze. Riesce a entrare Jovic, ma guadagna un tiro dei 9 metri. Sì, facciamo molta fatica a superare il muro avversario e quando arriviamo al tiro abbiamo già esaurito praticamente le energie nel superare la difesa e i tiri però non sono riusciti a uscire precisi e secchi. Ancora 4 minuti e mezzo, Cassano che attacca, possibilità del meno 2. Lisa Ponti, Michela Cobianchi, forza, prova, commette sfondo però Jovovic, molto brave da quella parte a guadagnare sfondi. Sono già diversi con diverse nostre giocatrici, quindi c'è mestiere da quella parte del campo. 6-9, ancora nulla di fatto, 4 minuti da giocare. Erice che attacca. Eccolo qua, l'abbiamo chiamato un cambio perché ci ha ascoltato Gonzales. Dentro con numero 7, Terenziani, Valentina Terenziani, terzino destro, per dare un turno di riposo a Perazzicce. Pivot che continua ad attaccare senza fretta, ma lunga manovra. Attenzione, Natale. Palla questa volta. Buona difesa del Cassano. Non può fare il miracolo. Micaschi non riesce proprio a. Cioè, non aveva proprio chance di poter saltare oltre i 3 metri e recuperare questo pallone. Contropiede Cassano. Ponti. Palla per Zanellini. Questa volta deve chiudere sul primo palo perché Modernella, reduce del primo gol, si era postata sul secondo, ma chiude un po' troppo perché mezzo grado in più e la palla è cocciata purtroppo sul palo. Peccato. Niente, non riusciamo a stabilire a fare questa rete per andare a meno 2 e rimaniamo ancora a meno 3. Erice che attacca. Arriva Coppola per Raic. E fuori misura no, riesce a tenere la palla. Brava Lisa Ponti, prova a recuperare. La strappa e la recupera. E guadagna, bravissima guadagna Lisa. Brava. È proprio Lisa a portare la seconda fase. Cobianchi deve fermarsi e attenzione. C'è spazio. Lisa per Eva Broggi. Si lotta. Passi, era fuori. No, dice che era fuori. La difesa era fuori dall'area, quindi non è tiro dei 7 metri. Fallo, ma fallo semplice, 9 metri. Quindi dice che la difesa ha lavorato ottimamente, concedendo solo una ripresa di gioco da fuori dalla linea tratteggiata. Intanto si scambiano informazioni, ho visto Lisa Ponti e Michela Cobianchi, vediamo che cosa hanno ideato. Michela trova spazio, uno va contro uno, lascia sul posto una giocatrice esperta come Antonella Coppola, ma va a realizzare terza rete per il capitano e meno 2 raggiunto finalmente, 2 minuti all'intervallo. Cassano che ha retto l'urto, ha stretto i denti quando l'Erice è allungata più 5 ed ora tenta di rientrare in partita,
punteggio basso. Noi abbiamo avuto questo inizio di match fiammeggiante perché Pontivia 1, 2, 3, 4 reti, poi è come se le squadre avessero fatto la fase da di fuori, studio successivamente alla prima fiammata. Ha provato da fuori Lagic, ha subito fallo, spinta, quindi 9 metri. Sì. Si riparte, Lagic uno contro ancora. Uno, trova Natale, spazio, viene spinta da Romualdi, anzi no, deve appoggiare ancora, ha rischiato perché ha già cartellino giallo Eva, viene graziata in questo caso. Passaggio ancora per il palla Pimpo, riceve Coppola, ma altro miracolo di Minica. Però dopo i miracoli di Minica arrivano i tiri del 7 metri, perché è stato così anche nella situazione precedente. Quinta crocina per la nostra Minica, ed ora vedremo invece nel tentativo di esecuzione di Perisic, entrata apposta per provare la trasformazione, e coach Milanovic prova a cambiare portiere. Nila Bertolino contro Perisic, una finta. E va, sembrava l'avesse parata. Sì, credo che abbia anche toccato perché aveva intuito, è andata giù schiacciata, ma tiro schiacciato prepotente e confermata la marcatura. Attenzione, questa volta sì. Non è sfondo. Non è sfondo giusto perché ne aveva due e ben in casa non è stata completamente ferma, altrimenti poteva guadagnarsi uno sfondamento. L'ennesimo da quella parte lì. È molto chiusa la difesa, facciamo un'enorme fatica a trovare il varco. Guarda Eva quanto lotta da fuori e poi trova Jovovic la soluzione. Jovovic finalmente si sblocca anche Zorica, prima rete per lei, è importante. Difesa intanto viene fischiato, 10 secondi, anzi 5 secondi al termine, ripresa del gioco con dai 9 metri, credo che non ci sarà tempo per farlo, arriva la sirena, il gioco non è ancora ripreso, quindi ci sarà tiro franco. Attenzione, intanto c'è un po' di movimento dalla panchina del Cassano. Sto cercando di capire sì, qual questo, è. Da regolamento non si può fare questo. Perché teoricamente. Quando viene fischiato il tiro franco, difensori e tiratrice devono essere. I difensori, chiaramente quelli che sono in campo, tiratrice, una tra le giocatrici che sono già in campo. Quindi c'è stato un cambio a fischio avvenuto. Quindi. Però. Vediamo il commissario che sta proprio dicendo questo agli arbitri, quindi secondo me non dovrebbero autorizzare il tiro di Perisic. Tanto però vedo che forse viene confermato, sì viene confermato il tiro dai 9, pronto e va, attenzione perché era nello passato, specchio della porta, ma Minica non si fa sorprendere. Minica. Vabbè, insomma, meno 2 per il Cassano, può essere contento rispetto allo strappo delle 5 reti di vantaggio. Buona la reazione, ancora match aperto. Eric in difesa, veramente grande difesa, difficile da superare anche per la differenza, diciamo, di statura e di peso fisico. Brave comunque le ragazze del Cassano, brave anche le ragazze dell'Eric in attacco, belle soluzioni, abbiamo visto begli inserimenti dei pivot, tagli delle ali anche contropiedi, quindi tiri da fuori, dunque veramente una gran bella partita. Sì, dobbiamo proprio dire questo, partita di pochi giorni fa in casa con Bixen, coach si era lamentato dell'approccio sbagliato, quindi di positivo possiamo dire che l'approccio è decisamente migliorato in queste poche ore, 72 ore dell'ultima partita, quindi speriamo che questo primo tempo sia un viatico di un secondo tempo in cui si potrà completare la rimonta. Bene, con il punteggio di 8-10 a favore della squadra ospite, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci risentiamo fra poco. Ciao. A dopo.
Buonasera, buonasera, bentornati live from Panatacca in Cassano Magnago, provincia Varese. Ritorniamo qua in campo per il secondo tempo di Cassano Magnago, Embolerice valevole per il recupero dell'undicesima giornata della Serie A Beretta Femminile di Palamano, stagione 2020-2021. La parola a Cristiano perché ormai ho finito il fiato. Hai sparato tutto così in un botto, va bene. Erice intanto che si organizza con la prima delle azioni di questo secondo tempo, ricordiamo punteggio 8-10. Nulla di fatto. Prima palla recuperata da Cassano. Può andare in seconda fase. Eva Boggi, controllata l'avversario, ma trova il barco. E Cassano che riapre in maniera netta e precisa il match, portandosi sul meno 1. 9-10. Pronti bene, via. Bene. Palla persa, contropiede di Eva Broggi e realizza. Dunque ottima la partenza del Cassano. Adesso reagirà sicuramente Erice. Novità in campo per l'Erice. Abbiamo confermato terzino Terenziani all'ala destra, al numero 33 Priolo, e ben in casa, spostata nel suo ruolo originario, perché ha giocato ala primo tempo, ma la conosciamo come centrale nei suoi trascorsi ferraresi. Passaggio per l'ala, ovviamente rinuncia, dato il poco spazio. Ancora Terenziani, passaggio bellissimo, il pivot, schiacciata la palla, finisce sopra le mani di Milica che nulla può, quindi rete numero 11 per Erice. Zanellini torna indietro con Bianchi. Realizzazione di Coppola, però l'arbitro dice che Zanellini nel controllo della palla ha pestato la riga, quindi palla restituita che all'Erice con, e con Coppola 1-2, non perdona Antonella. In un attimo dal meno 1 al meno 3. Eh sì, tutto da rifare un'altra volta, peccato. Comunque vabbè, abbiamo visto le nostre ragazze, ripetiamo, rispetto all'uscita di pochi giorni fa, decise e determinate, questa volta nessun timore riverenziale, pronte a lottare punto a punto, poi come va il match lo deciderà il campo, però quantomeno l'animus pugnandi c'è stato in questi primi 30 minuti, anche in queste prime fasi del secondo tempo, mi sembra che siano ancora presenti mentalmente, quindi apprestiamoci a vivere fino in fondo questo match. Lisa Ponti prova il tiro in doppio appoggio, viene stoppato, attenzione e perché c'è contropiede ancora Priolo sopra e la va testa con un pregevole pallonetto su Milica, quindi Chiara Priolo numero 33 appena entrata va subito in rete. Stiamo concedendo all'Erice quella che dovrebbe essere la nostra arma migliore, cioè recupero palla e contropiede. Ovviamente l'Erice ha vantaggio di avere una difesa che può schierare sicuramente centimetri in abbondanza e questo ci complica un po' le cose in attacco. Intanto però Zanellini va a doppio pivot, poi ritorna al proprio posto Jovovic, Lisa Ponti. Guardate quanta fatica fanno, continuano sì a girare palla, ma non chiudono, ci sono bene, spazi. Chiudono bene le ragazze dell'Erice, non trovano Provo spazio. Jovovic uno contro uno. 9 metri, 9 metri. Provano a tenersi in posizione, continua a scambiarsi il ruolo Jovovic, Ponti e Cobianchi, ma sempre buona la guardia dell'avversario. Attenzione passivo intanto, 9 metri. Attenzione. Non riusciamo a dare velocità, non riusciamo a dare ritmo al giro di palla, favorendo ulteriormente la difesa avversaria. Da prova fuori Cobianchi ancora, da fuori, viene murata, poi recupera la palla Broggi, prova un tiro. Che bello. Posizione via di mezzo tra ala e terzino, ma riesce a trovare il barco è sufficiente a realizzare, quindi suona la carica e va oggi due le sue reti nella ripresa del Cassano. 10-12. Difesa importante per ristabilire, tentare di ristabilire la parità. Tanto si organizzano le ragazze in maglia verde e nero. Partita comunque interessante da vivere fino all'ultimo, non ci abbandonate, restate collegati con noi. Bella palla recuperata da Michela, parte in seconda fase Zanellini, ritorna su Bianchi e va a superare Cassano che è 1-2. Rialza subito la testa, ha tentato l'Erice di affondarla nuovamente, ma il Cassano c'è. 4 minuti, veramente tante emozioni. Sì, tanti... come il primo tempo, che il primo tempo 4 gol in pochi minuti, poi un po' di calma. Vediamo se anche qua si ripeterà la stessa storia. Per ora ci gustiamo. Fraseggiano intanto le ragazze dell'Erice, ancora terzino, centrale e ritorno. Esce pivot, non riceve, riceve adesso, arriva la giocatrice, prova a trovare lo spazio, in realtà intercetta la palla Lisa Ponti che la passa a Sofia che lancia fase, contropiede. Per Razzi, ancora per Zanellini, che va rischiando un po' perché la palla passa
a un millimetro dall'unghia di Modernel, coccia sul palo, poi finalmente entra in porta Cassano, che arriva ancora una volta meno uno. Terenzani intanto che lascia il campo a favore di Perazic. Perazic, esatto, ha avuto qualche azione di riposo Perazic a cavallo dell'intervallo, quindi Terenzani ha giocato le sue chance gli ultimi minuti del primo tempo in questa fase iniziale del secondo, ed ora nuovamente in campo Perazic. Attenzione, perché è proprio Perazic che ha la palla, va a tirare, nulla di fatto, non viene fischiato 9 metri, attenzione, la palla rischia di essere persa, ma ci pensa Cobianchi a mantenere il possesso. Arriva Lisa Ponti, ancora Cobianchi, Zanellini che risale per Lisa Ponti, passaggio per il pivot, bella l'idea, ma era ben contropiede controllato, e Coppola non perdona. No. Sesta rete per Antonella Coppola. Bisogna stare molto attenti in attacco a perdere palla, perché poi velocità Erice non ne manca, e subito castiga il Cassano. 12-14 punteggio, 6 minuti del secondo tempo. Chiaramente si fa un'enorme fatica a superare, guarda Eva che non è piccola, tu hai presente Eva, però a cospetto di Perazic e di Martinez sembra un fuscello. Jovovic per Romualdi. Buono l'angolo e non si fa perdonare. Molto bella però la partita a questo punto. Prima rete anche per Rebecca, che finalmente riesce a sbloccarsi. Sempre lì. Tanto Scalata che ritorna. Non dato? E va, beh, con lo scavalcamento. Bene in casa, va a realizzare. 12, manca una rete. Sì, non vedo segnato sul tabellone il gol di Romualdi prima. Ma adesso vediamo se aggiungeranno la rete oppure no. Non so se. Vediamo. No, non so se magari non ci siamo resi conto, è stato fischiato un'area a Rebecca o qualcosa, perché la rete è sicuramente la palla è entrata. Sì, la palla è entrata, non ricordo se hanno battuto da metà campo. No, non ci ho fatto caso perché ho fatto gioco in velocità, quindi. Michela che va dentro, trova però il portiere dell'Erice, 9 metri comunque per il Cassano. Magari Davide corregge un attimo la sua impressione, poi vedremo se verrà restituito questo gol a Rebecca. Anche perché poverina era la sua prima rete. Michela Cobianchi s'accenta, trova spazio, viene però fermata dalla difesa dell'Erice. Riprende passivo, prova, finta il tiro, ha provato a inarcarsi ma si è spostata la difesa dell'Erice, ancora un 9 metri, mancano pochi passaggi, siamo sotto passivo. Cobianchi per Eva Broggi che riceve. Che gol! Golasso di Eva Broggi! Che gol, ragazzi! Completamente scordinata con la pressione dell'avversario, riesce a realizzare e on plane, perché viene anche punita Perazic con una sospensione di 2 minuti. Quarta rete per Eva Broggi, ma che golasso! Intanto c'è gioco fermo, le ragazze dell'Erice si preparano a metà campo. Comunque 13-15 il punteggio, dunque. Non era rete quella di Romualdi a questo punto. Peccato, perché ci sembrava una rete valida, non abbiamo visto cosa abbiano fischiato in quell'occasione. Però ipotizziamo un'invasione che abbia pestato la riga e c'è stato un fischio d'arbitro che non ci siamo resi conto. E si riprende con Erice che si organizza. 13-15 punteggio, 8 minuti del primo tempo, inferiorità numerica per l'Erice. Se ne esce giustamente Vabrogi ad anticipare, prova a forzare, viene fermata, 9 metri concesso all'Erice, viene battuto in questo istante, si riprende nuovamente, Zanellini che anticipa, poi si riabbassa nuovamente, tanto c'è sicuramente una, viene richiamata l'attenzione giallo, dal commissario. Sì. Vediamo se per sanzionare la panchina del Cassano. Esatto, esattamente. Speravamo si fosse accorto che mancava una rete, invece così non è. Per ammonire la panchina ammonita, del Cassano. Sì. A 8 minuti e 27 secondi del secondo tempo arriva un giallo per la panchina. Peccato, speravamo. Peccato. Esatto, si è accorto che manca un gol. È così. Intanto Erice ancora organizza, inferiorità numerica ancora per 1 minuto e 15 secondi.
quindi giustamente sfondamento fischiato bene in casa, quindi ottima difesa di Cobianchi, deve ripartire dalla giusta posizione dove è stato commesso il fallo, però recuperiamo palla, dovrebbe da sfruttare questa superiorità numerica, visto sì. Possiamo giocare con una fila in meno ad occupare il muro difensivo, direi di approfittarne ora o mai più. Ancora una cinquantina di secondi di superiorità, sicuramente Cassano deve bello Eva Broggi, che però peccato, parata di Modernella, ha capito tutto, ha visto che il tiro era in mezzo alle gambe, quindi ha capito al volo e ha parato. Che assist la nostra bella Michela, sì ma anche brava Eva non solo a ricevere in mezzo ai difensori dell'Erice, ma anche a girarsi nel posto, sul posto. In pochi millimetri, poi peccato. Brava Agustina, molto brava, Modernella, assolutamente capire sì. Le intenzioni di Eva al tiro. Bel gol di Lorena Benincasa. Copre il tiro, va in sottomano di fronte al difensore, quindi Milosevic non vede partire il pallone, nulla può. Passaggio per l'ala, non è preciso il passaggio, lo recupera ad ogni modo. Attenzione perché sta per scadere intanto i due minuti, quindi fa un po' rientrerà metri. Perazic, eccola qua, pronta a tornare sul terreno di gioco. Parità numerica. Di nuovo si riprende. Lisa Ponti chiama Zanellini che va a posizionarsi a secondo pivot. Ancora! Ci sta. Grande intesa tra Cobianchi e Broggi e grande gesto atletico di Eva, perché ha presa una mano la sinistra, che non è il suo braccio di tiro, è riuscita a coordinarsi, a guadagnarsi un tiro da 7 metri che ora proverà Cobianchi a trasformare nella 14esima rete sul tabellone. Attenzione Eva Broggi, incredibile, grande Eva, che coraggio. Ancora, ma prova, dice, provo io sto giro. Grande Eva, MVP del match fino a questo momento, sicuramente Eva. Ha abbassato le braccia, vuol dire, ha fatto tutto quello che potevo più fare. Di così, anche perché poverina, in mezzo a difesa, è anche quella che sta subendo maggiormente la prestanza fisica dell'avversaria. Bella partita davvero. Tre le lunghezze del vantaggio dell'Erice, passaggio ancora per Broggi. E in questo caso forse ci poteva stare. Ad ogni modo, ancora 9 metri. Cassano che le sta provando tutte, ma la difesa dell'Erice è veramente coriacea. Tutto possiamo dire ai nostri ragazzi, ma tranne che oggi non ci abbiano provato. Oggi veramente è encomiabile. Come vada questa partita, ma chapeau alle nostre amarantine. Michela Cobianchi prova a superare questa difesa, ma c'è un nuvolo non riusciamo a dare velocità, quindi ovviamente col gioco rallentato, gioco forza, la difesa imponente dell'Erice è la meglio. 11 minuti dobbiamo e 40 secondi, dobbiamo far girare di più la palla. Tanto Lisa Ponti riceve Jovovic, finta il passaggio all'ala, ma credo commetta infrazione di passi sfondo, uno dei due, comunque viene dato il possesso palla all'Erice. Sfuma ancora questa occasione Erice, che si è riportato più 3. Siamo bravi a non mollare, siamo lì, però non riusciamo mai a chiudere definitivamente il gap. Sicuramente Erice è una difesa difficile da superare, l'impegno è veramente notevole. Palla persa intanto, peccato, brava a recuperarla l'ala dell'Erice, recupera Michalski. La palla da fuori. Questa volta cerca troppo la precisione sul primo palo, la palla si perde qualche centimetro oltre il montante, riparte Cobianchi uno contro uno, scarico per l'ala ma non c'è più spazio, deve ritornare indietro, Ponti centrale, si ricomincia. Rallenta tutto e dice organizziamoci. Organizziamoci, però fatto questo si organizza anche il difesa dell'Erice con i pilastri Perazic e Raic in mezzo alla difesa. Prova a girarsi, non trova però spazio. Zanellini, aveva messo manco il piede fuori. Ogni centimetro conquistato costa un'enorme fatica. Ancora Cobianchi. Speriamo ne abbiano ancora per arrivare al 60esimo. Siamo quasi metà della ripresa. No, perde palla. Il passaggio non viene ricevuto in modo corretto. Sì, poi viene si schianta sulla difesa. Fondamento, esatto, sì. Nel tentativo di girarsi e recuperare il pallone va a sbattere contro la difesa, quindi sfondamento. Ancora 13-16, sempre più 3 per l'Erice con un Cassano
veramente che ci sta provando a non lasciare andare Lerice, che però con la sua difesa sta facendo un lavoro eccezionale. Attenzione Raic, prova a spiazzare il gioco, prova a cambiare dall'altra parte, ferma tutto, forse chiede il passivo la panchina del Cassano. Attenzione, bella esecuzione da parte della giocatrice Chiara Priolo, due palloni avuto giocabili e due bei gol ha fatto. Complimenti alla destra che è entrata in questo secondo tempo. Ci provano, vedete quanto è difficile trovare spazio lì in mezzo con difesa su Eva Brogi, che comunque è stata brava in diverse occasioni a fare tesoro del passaggio dalle compagne, ma non è davvero per niente facile. Jovovic, Bianchi, c'era il passaggio per l'ala, però guadagna un tiro dei 7, rimane a terra e credo ci sarà anche un 2 minuti. 2 minuti, sì. Quindi va a guadagnarsi fair play tra le giocatrici, è andata a sincerarsi che stesse bene Cobianchi, la giocatrice dell'Erice, che però adesso è costretta a lasciare il campo per 2 minuti. Altra inferiorità Antonella numerica. Antonella Coppola, destinataria della sanzione. E vai Eva Brogi. Esatto. Va a guadagnarsi lei la possibilità di tirare questo tiro dei 7 metri. Sempre Modernel opporsi, Agostina. Fischio dell'arbitro, una finta. E poi realizza Eva. Eva che in questo momento è la miglior marcatrice del Cassano con 5 reti. E insegue Coppola, che invece è la miglior marcatrice sia dell'Erice sia del match, a quota 6. 14 a 17 il punteggio, sempre più 3 con Erice che attacca. Intanto ci sono lamentazioni dalla panchina del Cassano sulla ripresa del gioco piuttosto comoda da parte dell'Erice. Credo che sia altrettanto strategicamente corretto, vista. Ehi, guarda qua che roba! E poi Perazic punisce. Non si fa pregare due volte, dice, mi hanno fatto entrare fine 9, sai che c'è, io mi alzo e metto la palla dove la buona Milica non può arrivare neanche provandoci. Ecco, questa è sicuramente un'arma che a Cassano purtroppo manca, cioè l'opportunità di alzarsi dai 9 metri e scagliare la palla a velocità. Intanto Zanellini però dice, sì, io però qui dall'ala se mi arriva giusta io posso fare qualcosa. Non posso arrivare Renato, io volo basso però la metto dentro ugualmente. La nostra Saretta, la zanzarina atomica, che ora va subito a disturbare proprio Perazic. Cioè Sara vicina a Perazic mi fa quasi tenerezza. Sembra l'articolo Il. Riprende il gioco. Vai Erice. Sara, per noi sei comunque grande. Vai. Torna la palla. Prova a entrare, no, è passato per l'ala. Devi risalire passivo, buona difesa del Cassano. Cambia completamente, poi passaggio sbagliato. Non abbiamo toccato palla, ma abbiamo costretto l'errore, quindi ottima questa difesa del Cassano. Ancora una volta siamo lì, abbiamo la palla del meno 2. Dai ragazze, non molliamo, si può fare, io dico che si può fare, crediamoci. La partita è assolutamente aperta, difficile, estremamente difficile. Però non impossibile. Non impossibile. C'è un varco e bisogna essere bravi a entrare e a sfruttarlo. E a tenere fino in fondo. Ed ecco qua, a proposito di varchi, in leggero ritardo Raic, Cobianchi dice, io non ti aspetto, vado dentro. Con un guizzo si butta tra le due giocatrici e va a realizzare questa bella rete, 16 a 18, tanto Cassano che tenta di nuovo. Esaurita di la penalità, quindi torna in campo Antonella Coppola e squadra rank completi. Partita veramente bella. 16 a 18. Abbiamo superato la metà del secondo tempo, siamo già al 17esimo. Attenzione, c'è un 2 minuti per Sofia Ferrazzi. Credo Sofia Ferrazzi, proprio su Antonella Coppola. A giudizio dell'arbitro un fallo grave da punire con 120 secondi di penalità in panchina, però la ripresa del gioco avverrà con un 9 metri e non con un tiro dai 7. Non è convinta la panchina del Cassano, sentiamo qualche protesta. Attenzione. È rischia perché è già stato ammonito ed ora temo che ci sarà una conseguenza estrema, perché vorrà dire due minuti. E in questo caso non dà vantaggio al Cassano, perché si ritrova con un'ulteriore inferiorità. Sai, prendere 2 minuti alla panchina, che dice già giochi in uno in meno, è già grave. Poi prenderlo quando sei già sotto di uno, quindi
Le ragazze dovranno giocare per 2 minuti interi con la doppia inferiorità numerica e quindi la situazione diventa difficilissima. Avevamo già 2 reti da recuperare ed ora sinceramente non ha... la cosa diventa ancora più complessa. Si ritorna a giocare, Erice che può sfruttare questa doppia inferiorità numerica del Cassano, dunque intanto... Dai e vai e ci sta, sì, palla di ritorno, lo spazio si libera. Chiara del resto... Piola ha dimostrato già in precedenza che è andata a tiro con meno angolo, figurati adesso con 2 ragazzi in meno, l'angolo che ha avuto a disposizione non si è fatta pegare, va a realizzare 19esima rete. E intanto Cassano che prova ad attaccare con 2 risorse in meno, vediamo come reagisce la difesa dell'Erice, ma soprattutto cosa si inventeranno. Guardate che muro hanno fatto e fa passi Michela, non io trova... Però mi sento di protestare perché una difesa con le giocatrici così vicine non rispetta il DCPM sull'assemblamento. Sì. Non c'era 1 metro di distanza tra le giocatrici, che credo non si applichi. Attenzione, arriva Di Potenza, si infila nelle maglie della difesa, Daniela, diciamo, Natale con numero 10, meno intensa del solito vista la mancanza di 2 giocatrici. Intanto il tempo continua a correre, manca un dobbiamo minuto. Stringere i denti, sperare di recuperare, cioè di non subire reti in questi 50 secondi, recuperare le 2 giocatrici time e poi tentare ancora un esumino. Adesso le reti di svantaggio sono 4, però le ragazze hanno dimostrato di avere tenacia quest'oggi, di provarci fino in fondo, nulla è perduto. Intanto nella porta del Cassano c'è stato un avvicendamento, è entrata Bertolino giusto un attimo prima del time out. Sì, prova la carta, cambio portiere, coach Milanovic, ora chiama time out perché ovviamente c'è da gestire questa inferiorità numerica, ma poi appena si tornerà a ranghi completi c'è da tentare l'ennesimo rimonta in questo match. Cassano che ha concesso massimo vantaggio di 5 reti all'Erice, ma ogni volta è riuscita a riavvicinarsi, non mai a raggiungere il pareggio, però è arrivata 2 o 3 volte da meno 5 a meno 2, quindi ha dimostrato di essere viva, presente sul pezzo e vediamo se riuscirà ancora una volta a riaprire il match. 16-20, sono 4 le reti da recuperare, intanto è Sasha... Da istruzioni, siamo pronti per ritornare in campo e c'è già disposta sulla linea dei 6 per difendere questo attacco a 4. Mancano 46 secondi al rientro di uno dei due minuti che si sono susseguiti a distanza di poco, quindi tendenzialmente insomma nell'arco di un minuto abbondante dovrebbero essere nuovamente in parità numerica. Intanto riprende il gioco Zanellini, Lisa Ponti, Michela Cobianchi, prova Zanellini, si avvicina Lisa Ponti, trova Michela Cobianchi, prova a trovare lo spazio per Zanellini che trova, va, e però c'è anche il portiere, tra la difesa e il portiere, nonostante Zanellini sia stata piuttosto lesta a trovare lo spazio ci ha pensato poi attenzione il per portiere, palla per Coppola, oh, Bertolino, Bertolino si presenta Bertolino, intanto l'autrice del tiro non era Coppola ma sulla seconda palla si era portato in avanti Martinez che poi dà il cambio attacco e difesa con Natale, lei l'autrice del tiro ben neutralizzato da Nila Bertolino, oh, passi. Che è appena entrato, si guadagna già la sua prima crocetta, contropiede per Eva Brogi che va e stavolta riesce a fare quello che avrebbe voluto fare prima, ovvero tiro sotto le gambe del portiere, va 17-20 nonostante l'inferiorità, buona la reazione del Cassano che sembra voler tenere, ha retto l'urto, siamo ancora a 3 reti, quindi siamo ancora vive ed ora tentiamo la risalita, non sarà semplice ma siamo sicuri che ci proveranno fino in fondo, 10 e mezzo al termine, siamo entrati quasi nell'ultimo sesto di gara ma Cassano ancora lì, solo 3 reti di differenza. Proviamoci ragazzi, dai. Perde palla. Ancora bella difesa, costringe a perdere palla. Attacco avversario. Attenzione con Bianchi, Lisa Ponti, con Bianchi. C'era il passaggio per Zanellini. Però è arrivata. Ma ha dato il morso al pallone, come dire, non ha trovato il momento per riuscire a passarla perché lo spazio c'era. L'idea c'era, però aveva anche nelle vicinanze, diciamo, tale Perasic che gli ha impedito che ovviamente di fare è lì per quello e ha fatto il suo.
ancora però non si fa intimorire con Bianchi, ancora di fronte a Perito, tenta di superare uno contro uno, ma ancora non l'ha fatto. 9 metri, 9 minuti e 40 secondi al termine, sono tre le reti di vantaggio dell'Erice, che comunque è sempre stato in vantaggio durante questo match. Romualdi, purtroppo il tiro è fuori dallo specchio della porta. Sì, l'opzione di tiro era un po' risicata perché l'angolo da quell'ala era molto chiuso in questa occasione, però ci ha provato lo stesso Rebecca, ma ha cercato un secondo palo ma non è riuscita col polso a chiudere la traiettoria del pallone, che si perde sul fondo oltre il secondo palo. Va bene, intanto sono rientrati tutti, quindi siamo in parità numerica completo. Torniamo in 5-1 aggressiva ed ora dobbiamo recuperare un altro pallone per tenere vive le speranze di rimonta. Prova da fuori, tiro che viene sporcato e poi pulito da Bertolino, che va a impedire che la palla esca sul fondo. Quindi Cobianchi dalla parte opposta, uno contro uno. Oh, la prende la palla, incredibile. Prende ancora Eva. Che lavorona che ha fatto Eva Boggia. Comunque vada oggi se l'avesse agguantata subito aveva anche l'opportunità di tiro, poi chiaramente il tentativo di conservare la palla gli ha fatto perdere l'opportunità di girarsi, però ancora una volta veramente arcigna nel conservare la palla che gli è stata passata. Zanellini, Ponti, Cobianchi, attenzione al probabile passivo che la chiama lo schema, e infatti il passivo arriva proprio in questo momento. Lisa Ponti, Eva Brogi, Jovovic, uno contro uno, scarico per Rebecca, non se la senti tirare questa volta, poi ci riprova dalla parte opposta, fa buona guarda per Denner, ma da di là Zanellini. Vabbè, rimpallo favorevole, Zanellini però ne approfitta in maniera azione corretta. Prolungante Caparbia, ci guadagniamo il diritto di avere un pizzico di fortuna sul rimpallo. Quinta rete anche per Zanellini, anche lei ottima prova quest'oggi. 18-20, ancora una volta meno 2. Intanto sono andato a cercarmi la scheda di Perazic, che risulta essere alta 1,87 m, quindi insomma non male. Oh, guarda cosa inventa intanto. Bel gol di Terenziani, che sorprende tutti e va a insaccare. Piccola distrazione delle nostre ragazze, peccato, ma... Lì ha allargato il braccio, ha tirato laterale, ha sorpreso anche Bertolino, oltre alla difesa del Cassano. Peccato, peccato, sempre tre le reti a recuperare. E queste sono individualità che risolvono in questi momenti e fanno anche la differenza, chiaramente. Chiaro che fai sempre molta fatica, quindi alla fine le energie vengono meno, ti rilassi giusto 2 secondi e giocatrici esperte sono lì pronte a punirti. Sì, anche perché il dispendio di energia per le ragazze del Cassano chiaramente è superiore, perché per noi andare a trovare la rete significa scardinare la difesa. Di solito si dice in difesa lavori e fatichi, ogni tanto in attacco vai e tiri, poi invece qua no, in attacco passivo, fa il doppio della fatica. Ancora passivo per il Cassano. Ponti che prova un tiro doppio appoggio, superata la difesa, ma si allunga ancora Modernel a impedirne la realizzazione. 18-21, Perazic che arriva, passaggio però non arriva, contropiede. Da Zanellini, poi per la stessa Cobianchi. E ancora Modernel, peccato, il momento topico, brava, piazza lì, un bel paratone, anche davvero, lei è sicura protagonista. Alza le braccia e fa bene, perché ancora una volta protagonista, ancora una volta ha sventato contropiede. Ha messo a segno una parte importante, quindi brava, se Erice porterà a casa questo successo, deve anche ringraziare il suo portiere, perché sicuramente Erice è squadra forte, organizzata, ma Modernel, Agostino, oggi ci ha messo del suo, con almeno 4 parate importanti. Bella. Soprattutto questa era un momento decisivo, anche perché aveva recuperato un bel pallone Cobianchi, si è portata in contropiede, però insomma difesa ben strutturata e di peso, portiere che ci mette del suo attacco con soluzioni individuali importanti. Veramente Cassano deve essere soddisfatta arrivati fino a questo punto, perché l'impegno ha fatto una differenza incredibile nel gioco del Cassano. Peccato magari qualche ingenuità, peccato qualche palla persa, però davvero l'impegno non è assolutamente in discussione in esatto, questa partita. Sì, abbiamo detto più volte, poi soprattutto a pochissimi giorni di distanza da un'altra partita dove sì, non è che non era mancato l'impegno, ma c'era stata forse un arrendersi un po' troppo a una sconfitta prevista nella differenza di categoria di classifica.
però ci si era reso un po' troppo in fretta, invece quest'oggi, nonostante sei ugualmente al cospetto sabato scorso la terza, oggi la quarta in classifica, però oggi decisamente tutto un altro approccio al match, e questo ci permette a 6 minuti dalla fine di essere ancora in gara, sperando in una difficile ma non improbabile rimonta finale. E si ritorna a giocare con le squadre al completo, dunque azione coordinata e strutturata, attenzione per il pivot, segna. Viene convalidata la rete di 4. Coppola. Ancora più 4, Lisa Ponti è già di qua, va, viene fermata, 9 metri, molto coraggiosa, si alza, va a tirare, vuole far sentire il suo contributo Lisa Ponti. Riprende a girare la palla il Cassano, tanto l'allenatore vuole tenere alto la concentrazione delle sue, quindi ha capito che non è così semplice, quindi pretende giustamente massima veemenza in difesa ancora per questi 5 minuti. Lo vediamo per la prima volta che si alza dalla panchina in tutto il match, quindi ha capito che non bisogna mollare la presa. Questi sono 5 minuti ovviamente che fare una differenza incredibile, e sappiamo che nella pallamano in 5 minuti può succedere di tutto, quindi sarebbe veramente disdicevole. Capacità di contropiede ancora per Coppola. Oh, Bertolino! Neutralizza Bertolino, grande parata. Adesso bisogna segnare, però, ragazzi, bisogna sfruttare questa chance. Lisa Ponti ci ha ascoltato. Ha cercato un passaggio, non c'era la linea di passaggio, alla fine dice tiro io e va a realizzare. Chiedevano un'infrazione di passi su Lisa Ponti le ragazze dell'Erice, non è di questo avviso il direttore di gara. 19-22, 4 minuti e 15 secondi al termine, molto molto tirata, adesso qui i minuti cominciano veramente a scarseggiare, tre reti cominciano a essere un gap importante da recuperare in così poco tempo. Erice peraltro che attacca, intanto Zanellini, gran lavoro, attenzione, c'è un fallo di reazione, 2 minuti a Zanellini, è un'inferiorità numerica che in questo momento... Sì, questo ci è sembrato... No, secondo me qui è stata brava l'attaccante. Sì, è stata brava lei. Ha approfittato del fatto che Zanellini stava cinturando. Zanellini era rimane sul corpo, lei ha stretto un po' per impedirgli a Sara di svincolarsi, però mi sembrava evidente il movimento di Terenziani. Gli arbitri però non hanno percepito questa cosa, quindi attenzione. Altra inferiorità numerica, la cosa diventa ancora più difficile, ma rimane comunque non impossibile. Qua ci deve essere una reazione delle ragazze, intanto si libera spazio per l'ala che va, ma c'è Bertolino che dice di no, quindi come ci vedete mette una pezza Nila, terza croce anche per lei, tratta da poco, ma subito si è fatta notare, non che Miliz abbia demeritato, ma abbiamo due portieri forti, li alterniamo con ottimi risultati anche loro oggi, veramente hanno dato un contributo incredibile, tanto tra quanto Miliz e Nila io conto almeno 8 crocette totali, quindi sì. Belle parate importanti, percentuale che hanno permesso ai nostri ragazzi di essere ancora lì, tre reti a recuperare, una giocatrice in meno, ma non ci arrendiamo. Jovovic, palo, attenzione, qua c'è Laita, meno male, nel frattempo è entrata Laita, sì, all'ala sinistra. Per probabilmente doveva entrare per dare cambi in mezzo, poi visto che è uscita fuori 2 minuti Sara, è entrata Giulia e probabilmente buono giocherà per centravanti. Zocca che va, ma trova ancora. Dicevamo di Miliza e Nila, ma da parte opposta Agustina Modernella Modio si è fatta apprezzare anche lei. Parate importanti anche dall'altro lato. Sì. Brave, brave. Quindi portiere sugli studi quest'oggi, assolute protagoniste. Percentuali di parate veramente alte per le due coppie di portieri. Complimenti. Comunque davvero una bella partita. Se il punteggio è basso, nonostante sia stata una partita vibrante, a tratti anche veloce, è anche merito delle parate dei rispettivi portieri. Bello il passaggio per l'ala, ancora Bertolino. Brava Bertolino, che paratone che ha fatto questa, perché era già partita sull'altro palo, possibilità di contropiede. Attenzione perché qua sicuramente scatta un 2 minuti. A Martinez, credo. Sì. Numero 15,
E mancano 2 minuti esatti al match, quindi Erice che concluderà la partita con una giocatrice in meno, mentre per il Cassano ancora 5 secondi. Beh, 2 minuti sono dei due minuti finali, avere l'opportunità di giocare con un uomo in più sicuramente può essere d'aiuto. Le dopo, reti sono dopo tante. La doppia inferiorità può essere un fattore positivo. 3 reti, 2 minuti. Sono tante, però sì. Puoi giocare con Sultan Numerica e vediamo cosa succede. Lisa Ponti, intanto Zanellini all'ala destra. Oh, cosa si è inventata Jovovic, ma ancora una volta bravissime. Ancora Modernel che va a sbogliare una situazione complicatissima, perché Jovovic si è presentata sola sui 6 metri, ma Modernel ci ha messo un'altra pezza. Un minuto e mezzo deve succedere. Questa potrebbe essere la parata decisiva. L'inverosimile, deve succedere l'inverosimile. Marcatura uomo per il Cassano, almeno un 3 più 3. Attenzione, quasi rubava palla Ponti, ma c'è fallo, quindi rimane in attacco l'Erice. Prova, è ancora noi, passa il tempo, brave le ragazze dell'Erice a stare in attacco, a far passare tempo. Prova una giravolta, ancora 9 metri. Passivo. Però il tempo è ormai è terminato, manca veramente. Ruba palla Laita. Parte Zanellini, che nel frattempo è rientrata. Sulla faccia per Cobianchi. Ha toccato anche questa Modernel, però la palla entra dentro. Sesta rete per Cobianchi. 20 a 22 ci stanno mettendo veramente l'anima. 40 secondi al termine, serve un miracolo. Chiama la difesa uomo tutto campo coach Milanovic. Attenzione. E chiama time out Fernando Gonzalez, perché vede un po' di smarrimento, dice. Attenzione. Mancheranno anche pochi secondi di mestiere, vantaggio, di però mestiere. Andiamo a gestirli con il cervello. Anche perché tra chiama il time out, finisce il time out, riprende la partita, partono altri 10 secondi. Pochi secondi ormai rimasti. 20 a 22, però davvero una bella partita. Sì, davvero soprattutto ci ha fatto piacere vedere le ragazze in campo con tutt'altro approccio, e quindi comunque vada questa partita, complimenti alle ragazze Amaranto e soprattutto iniezione di fiducia per il futuro, perché giocando in questo modo, con questa determinazione, con questa grinta, nulla c'è precluso da oggi in avanti. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Questo tipo di atteggiamento può veramente dare grandi soddisfazioni nei prossimi incontri, perché quest'oggi di fronte ci siamo trovati una squadra molto, molto. È proprio questo che forte. Si aspettava il coach, abbiamo visto un po' deluso nelle interviste post gara sabato scorso, quindi è riuscito in probabilmente un allenamento, perché credo si sono allenate solo ieri, probabilmente ha anche parlato con la squadra, perché è riuscito a svoltare. Tanto si libera spazio, prova ad andare dall'ala. Bertolino. C'è il tempo per andare a tirare. È un contropiede. C'è Laita che va e segna. E realizza, attenzione, 15 secondi. Incredibile. 15 secondi, una sola rete da recuperare. E questo viene chiamato subito passivo. Giustamente di mestiere. Pochi secondi, 5. Attenzione. Ruba palla Baggi. Attenzione, finisce. Incredibile, che cuore, che incredibile, guarda come si salutano i due coach. Rischia perché, grosso Erice, ma espugna il palattacca con una sola rete di vantaggio, nonostante l'esperienza ha rischiato di bruciarsi 3 reti di vantaggio in 1 minuto e mezzo. Bella partita, grande prova delle ragazze, non sono arrivati nessun punto, siamo ancora fermi a 8 come eravamo prima del match, però questa partita dice molto e può essere il punto di svolta del campionato delle nostre ragazze, ne sono convinto, perché quello che hanno fatto stasera in campo, ripeto, pur senza raccogliere nulla, ma è stata una cosa importantissima e un bel viatico per il futuro. Sì, gran bel match, complimenti alle due formazioni in campo, soprattutto in questo caso complimenti all'Erice che comunque ha portato a casa la partita meritatamente, ha dominato, comunque è stato in vantaggio per tutto il match, Cassano altrettanto è stato aggrappato per tutto il match, negli ultimi secondi addirittura si è aperto un possibile scenario per un eventuale pareggio, poi in realtà brave le ragazze dell'Erice a portarsi a casa il risultato. Quindi che dire? Complimenti a tutte le ragazze, ci permettiamo di segnalare Modernel, portiere dell'Erice, per il Cassano sicuramente i due portieri, ma migliore in campo, a mio giudizio, su tutte brave, ma un elogio particolare questa sera lo farei a Eva Boggi, che ha combattuto gettando anima e sangue oltre l'ostacolo. Bene, io invece, quanto riguarda i ringraziamenti fuori dal campo,
sicuramente al mitico Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi ai tastini, come non gli piace sentirci dire, Cristiano Baggion qua in voce a fianco a me, e altrettanto al commento Luca Basile. E ovviamente bene, noi con salutiamo il consueto, anzi prima dandovi appuntamento a domani sera, ricordiamo recupero maschile, in questo caso Cassano contro Bolzano, e noi invece ci congediamo con il consueto e classico buona pallamano a tutti. Ciao.